Polifemo è presso il Martà di Taranto per la conferenza stampa di presentazione di Fish and Chips, workshop valorizzazione delle attività tipiche e tradizionali della pesca e mitilicoltura tarantina. Ho al mio fianco la dottoressa Eva degli Innocenti, che è appunto la direttrice del Martà. Una iniziativa davvero che coinvolge tanti soggetti, e soggetti attori, protagonisti del territorio, vanno citati tutti: la Confcommercio di Taranto, il Martà, lo abbiamo detto, il Museo Archeologico di Taranto, ci mancherebbe, il partner commerciale, la Confcommercio di Taranto, ma anche l'Istituto Talassografico CNR, l'Associazione Officina Mare Mosso e l'Associazione Le Sciaie. Una serie di workshop che vogliono davvero valorizzare a 360 gradi la risorsa mare, e nei suoi aspetti culturali e nei suoi aspetti economici. Sì, noi siamo uniti a questo progetto, in realtà il progetto è Fish and Chips, che riguarda e coinvolge anche il Martà, quindi con workshop sia dedicati agli adulti che alle scuole, che abbiano appunto come tematica quella della mitilicoltura, della piscicoltura e quindi dell'elemento proprio legato al mare. Il Martà non solo offrirà la location e quindi la sala incontri per questi workshop che inizieranno il 27 settembre, ma i nostri archeologi, quindi lo staff scientifico del Martà, si occuperanno dell'introduzione della prima parte di questi appuntamenti con una sorta di laboratorio di percorso storico sul tema di Taranto e il mare, sulla mitilicoltura, sulla piscicoltura. Cioè, come l'archeologia può contribuire a uno sviluppo, in primis socioculturale, poi turistico, economico del territorio. Quindi siamo molto felici, anche perché queste sono iniziative che sono veramente rivolte alla comunità, ai cittadini, ai giovani, perché poi ci sarà la parte delle scuole anche, quindi non solo professionisti addetti al lavoro, anzi sono degli workshop molto divulgativi, che sono strutturati in questo modo: c'è una parte teorica che viene fatta in aula e poi al termine di questo ciclo, quindi tre laboratori più teorici all'interno della sala, vi sarà appunto un laboratorio pratico a Porta Napoli con una dimostrazione proprio pratica delle attività. Quindi siamo molto contenti e sono convinta che da questi laboratori potrà nascere una progettualità veramente molto concreta e che darà delle basi per la riqualificazione culturale e soprattutto economica di Taranto. Noi dobbiamo divulgare le nostre bellezze, il nostro sapere, il nostro sapore, la bellezza di questa città, che comunque ha virato, che piaccia o meno questa città ha virato, è un processo lento che magari ci vorranno due generazioni perché noi ne possiamo vedere i frutti, ma secondo me piano piano nelle menti, diciamo, della popolazione di Taranto, della provincia, di tutti i cittadini che ci appartengono, credo che questo percorso ormai lo stiano facendo proprio. Quindi... Il dottor Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto. Confcommercio è partner economico di questa iniziativa. Lei nel suo intervento ci ha fatto così brillare gli occhi, sognare, diceva immaginiamo una Taranto con tante attività commerciali sul lungomare o su altri, sia sul lungomare della città vecchia, la circumpiso in varie zone, proprio una città che sposa il mare anche dal punto di vista economico, e queste iniziative sono propedeutiche, sono le basi rispetto a questa città che si vuole disegnare, una città che non sia schiava, che si affranchi dalla monocultura dell'acciaio. Beh sì, io ritengo in modo molto importante che questa città si è parlato molto e si è concretizzato poco. C'è tanta gente che tende a parlare, poi però quando si mette di fronte a lavorare difficilmente concretizza. Noi nel nostro piccolo abbiamo provato a creare un momento attraverso questo progetto tra i vari componenti che sono gli attori poi di questa città e di questa provincia, la parte datoriale, Confcommercio, la parte l'amministrazione comunale, il museo che è cultura e l'università. Quindi, è lo stesso associazionismo.
e credo che sia importantissimo, no, sono importanti queste sinergie, che credo che può essere anche un modello di esportazione verso altri soggetti che secondo me dovrebbero tenere conto, perché la cultura è non importante di più, questa città respira, si respira la cultura ovunque tu ti muova e guardi in qualsiasi direzione. Presidente, basti pensare che qualunque tipo di lavoro si faccia nella città e si scava nel sottosuolo, esce una ricchezza enorme dal punto di vista archeologico. Chiaro, ma è l'ultimo quello che sta accadendo attraverso, diciamo, gli scavi che sono emersi e quindi come a fianco alla Fadini, l'ex arena artiglieria. Quindi questa città è storia e quindi noi dobbiamo partire dalle ricchezze che abbiamo, dobbiamo diversificare uno sviluppo del territorio, quindi per noi cultura, turismo, mitilicoltura, perché io ci ho creduto, anche se dall'inizio mi dicevano ma no, ma lascia stare, io invece ci credo che quello può essere un comparto importante se però viene sviluppato con una filiera che vada dalla produzione fino alla trasformazione, alla commercializzazione del nostro prodotto d'eccellenza che è la cozza di Taranto. Quindi secondo noi immaginare una città che faccia tutta questa cosa, parte dalla città vecchia, che sviluppi il mare, il porto, come dire, la parte del Mar Piccolo, con anche delle attività di trasformazione, produzione e ristorazione del nostro prodotto, io credo che noi creeremmo un mare di opportunità di lavoro per tanti giovani che anziché andare fuori potrebbero stare sul nostro territorio. Gli obiettivi da raggiungere un passo alla volta, sicuramente. Dico che è complesso, che è un fenomeno complesso perché si struttura attraverso più azioni. Gianni Cataldino, assessore del Comune di Taranto alle attività produttive, il supporto dell'amministrazione comunale proprio a significare che per realizzare un progetto di valorizzazione del mare con le sue risorse occorre un'azione sinergica dei vari soggetti protagonisti del territorio. Sì, è così. Dobbiamo affrontare il tema mitilicoltura e valorizzazione complessiva della risorsa mare tutti insieme. Per questo non poteva mancare l'apporto del Comune a un progetto così importante, è un progetto di valorizzazione e di formazione, cioè lega la storia, lega il passato, il presente e si proietta nel futuro in ragione di una blue economy che deve essere assolutamente il motore della rinascita economica di Taranto insieme a tanti altri. Noi dobbiamo diversificarci, è una parola che tanti utilizzano ma che poi deve avere dei ritorni concreti. Uno di questi è la capacità di uscire dalla monocultura dell'acciaio valorizzando quello che già c'è. Occorrerà già da ora pianificare tutta una serie di scelte tendenti appunto in quella direzione, quindi anche un progetto per quanto riguarda le attività commerciali legate alla risorsa mare con spazi idonei. Noi dobbiamo valorizzare la risorsa mare e chiaramente per valorizzarla dobbiamo pianificare. Pianificare significa prima di tutto valorizzare la filiera legale della produzione della cozza nel caso specifico. Una volta definito quello, una volta valorizzata anche la commercializzazione, che deve essere una commercializzazione legale, per far questo insieme a Confcommercio e all'ASL abbiamo già chiesto alla Regione Puglia la retinatura delle cozze tarantine in modo che siano evidentemente identificabili la provenienza delle cozze. Dopo la commercializzazione c'è l'internazionalizzazione, ci sono tutta una serie di passaggi che noi dobbiamo assolutamente mettere insieme un passo alla volta, credo che ci riusciremo. E noi su questo museo, collaborando con gli attori che gestiscono questo museo, abbiamo deciso di fornire una strutturazione attraverso degli itinerari culturali, che sono itinerari storico-archeologici, demo-etno-antropologici, quindi si percorrerà di fatto con delle imbarcazioni la filiera della pesca e della mitilicoltura, e l'itinerario dell'enogastronomia che ha il focus proprio sulla città vecchia.
Professor Danilo Leone dell'Università di Foggia, che è uno dei soggetti appunto protagonisti che cooperano a questo progetto. Lei, quindi, il discorso relativo alla ricchezza delle risorse del mare, una ricchezza delle risorse del mare che attiene al patrimonio storico culturale del capoluogo ionico e che deve interagire anche con i soggetti economici, vedi Confcommercio. Lei nel suo intervento ha dichiarato che non deve esistere un iato, una cesura che magari sarebbe ipotizzabile tra appunto cultura ed economia. Esatto, quando abbiamo deciso di presentare e rispondere a questo bando Interreg finanziato appunto dall'Unione Europea e abbiamo individuato i partner protagonisti di questo progetto, non abbiamo avuto dubbi a coinvolgere un partner economico, in questo caso Confcommercio, non solo perché rappresenta sul territorio una delle più grandi confederazioni, categorie del commercio tarantino, ma anche perché ha un legame con il territorio e con la cultura del mare e l'economia del mare che non poteva essere non preso in considerazione nell'ambito di questo progetto. Nel mio intervento appunto ho parlato di rapporto tra economia e cultura. Ebbene, è un rapporto difficile, talvolta antitetico. Antitetico appunto, e invece dà speranza il fatto che ci siano degli imprenditori, degli artigiani che comprendono l'importanza e il legame tra la cultura del territorio e la possibilità di investire in questa cultura del territorio. L'immagine che noi dobbiamo dare di Taranto, l'immagine che intendiamo fornire a Taranto, non è soltanto l'immagine dell'acciaio, dell'inquinamento, dei problemi che tutti conosciamo, ma anche l'immagine di una città che ha un vissuto legato al mare. Spesso si ripete che Taranto è una città sul mare, ma era soprattutto una città di mare e quindi dobbiamo tornare a considerarla tale. Il lavoro che noi con Fish and Chips stiamo facendo è proprio questo lavoro di raccolta, legame con i pescatori, noi svolgiamo queste interviste ai pescatori e chiediamo a loro di raccontarci le loro storie, il loro rapporto con il mare. Lei ha anche evidenziato che questi workshop non avranno una funzione meramente accademica, così platonica, potremmo dire, il mondo dell'iperuranio, ma saranno dei workshop calati nella realtà concreta, pratica. Esatto, e per questo tra i relatori questi seminari, di questi laboratori, abbiamo inserito operatori del settore. Mimmo Bisignano, che è uno dei decani della mitilettricoltura tarantina, sarà uno dei relatori e ci racconterà appunto la filiera della produzione delle cozze a Taranto. Mimmo Bisignano, responsabile LegaCoop del settore agroalimentare di Taranto. Bisignano, lei sarà uno dei relatori in questi workshop proprio dal punto di vista tecnico, operativo, perché lo abbiamo sottolineato, sono workshop che non hanno solo una dimensione teorica ma scendono nella realtà concreta e quindi in questo caso della mitilicoltura delle risorse del mare. Ecco, come articolerà questo workshop, di cosa si parlerà, cosa verrà trattato in concreto? Allora, noi ci occuperemo soprattutto della parte legata alla pesca e alla mitilicoltura, quindi alle attività legate alla costruzione ad esempio di nasse, di reti, del palangaro, quindi attività che tuttora vengono esercitate nei nostri mari ma che hanno ovviamente una valenza ed una tradizione a livello storico. Questo perché attraverso questo workshop vogliamo, e attraverso questo progetto, vogliamo appunto valorizzare ciò che in passato ha costituito la storia della nostra città attraverso le attività legate al mare, legate alla risorsa mare,
nella convinzione che oggi fa parte anche questo di un marketing, cioè la gente tante volte quando consuma un mitilo o consuma del pesce è molto più contenta di sapere come si produce, la storia legata a queste attività e la storia legata appunto alla produzione di questi prodotti. Mimmo D'Andria, lui è il decano dei mitilicoltori di Taranto, nonché responsabile del settore ittico di Confcommercio Taranto, una iniziativa che davvero valorizza la nostra storia, la storia del mare. Lei è un uomo di mare, certamente questa iniziativa le dà speranza alla città, dà speranza alle nuove generazioni e soprattutto perché quel vostro patrimonio di conoscenze non si disperda ma prosegua di padre in figlio e veramente coinvolga le future generazioni. Sì, io personalmente già da anni che combatto per evidenziare questa categoria che purtroppo non è stata quasi mai presa in considerazione. Adesso meno male si sta prendendo in considerazione, questo mi fa piacere non solo per me ma per i giovani già che lavorano e per un futuro di salvare questa viticoltura che a Taranto è stata una storia, un nome, è un'occupazione e anche un'economia per Taranto, perché è l'unica categoria che non chiede ma dà alla città, perché il prodotto viene coltivato, allevato e venduto fuori, poi i soldi rientrano in città e rimangono in città, al contrario delle grandi distribuzioni che vengono col prodotto, prendono i soldi e se li portano. Quindi ai futuri giovani gli dico che io, guarda, c'è da lavorare a mare, volendo c'è da lavorare, il mare ti offre, ti dà e non ti comanda nessuno. È una soddisfazione che oggi come oggi il futuro è il mare. È il mare perché il mare ti dà, il mare è quello che ti dà aria pulita, il mare è quello che non ti inquina, il mare è quello che purtroppo abbiamo, guarda, gli do l'ultimo esempio. Il Mar Piccolo, il secondo seno, si è riempito talmente, con tutto che era malato, si è riempito talmente di flora che stiamo avendo dei problemi. Quali? Che i pesci, gli aurati in particolar modo, hanno forse fiutato questa grande flora che si è rigenerata, che vengono a covare nel secondo seno al Mar Piccolo. Questo però ti dà un danno alla categoria, perché questi grossi pesci cosiddette aurate si mangiano le cozze. Però è un sintomo di benessere del nostro mare. Molto, un sintomo di benessere, ti dà coraggio, perché il mare si sta rigenerando, ma si sta rigenerando dando i suoi frutti. Sta dando, per esempio, dopo 30 anni, 40 anni, stanno rinascendo le cozze pelose, stanno rinascendo i muschi, stanno rinascendo tanti tipi di frutti di mare, che è una ricchezza ancora aggiunta. E in più ti dirò che abbiamo la possibilità adesso, stiamo sperimentando di fare l'ostriacultura, che è una cosa molto ma molto importante per la città, perché è stata la città di Taranto nominata sempre in tutta in Francia e dappertutto per l'ostriacultura tarantina. Bene, seguiremo questi workshop e l'aspetto importante è che hanno una dimensione davvero internazionale, vedi appunto il rapporto che ci sarà con la Grecia e con la città di Corfù in particolare.